Pamplonitta. Siamo arrivati a casa a Pamplona. È bello, abbiamo anche dei bei balconcini da cui osservare la città. E siamo abbastanza lerci, ci stiamo lavando e poi usciremo verso le 9 a fare un po' di happy party. Suited up for the night, stiamo andando a Pinchos. Ci sei? Lucia, sorella di Andrea. Cos'è che è questo posto? Siamo nella piazza principale di Pamplona, ridente località, e si chiama Plaza del Castillo. Ma c'è un castello? Non ci sono castelli, però tutta la città è tipo murata, quindi in realtà vedrete nel prossimo episodio. Minaccia, tempesta, scusi signora, ah no. No, sbaglio. 10 ne mangio. Siamo a Pinchos, in un locale a caso. Stava forse piovendo, ma non viene giù, quindi boh, probabilmente cambieremo. Ci muoveremo in vari locali come delle salamandre. E non si capisce quanto spendi. Tu hai preso la sangria? Ho una 3.000 l'anno sotto per non darlo. All'astrologia dinamica. Gli oroscopi sono una cazzata. Risultini? Basta. Il mood è questo, ti fermi, mangi, bevi e poi riparti. E rimangi, e ribevi, e riparti, e rimangi, e ribevi, e ribevi, e ribevi, e rimangi. Vorrei ricordare che è giovedì. L'assetto! Siamo pronti. Barcellona-Real Madrid. Fischio d'inizio. E c'è solo una roba. Alla Madrid! Alla Madrid! Alla Madrid! Ho una pallina rimbalzosa. Stiamo assistendo a una retata di tossicodipendenti, drogati. La sbirri e drogati. È bello perché abbiamo assistito proprio all'attacco degli sbirri, aggressivissimi. Fammi una sintesi della serata. Le lentiggini sono belle e il seno è sopravvalutato. Non sono d'accordo. Occhio al ghiaccio. Siamo vestiti da mare in questa bellissima giornata di sole. Dio anche oggi ha voluto renderci grazie o mangiarci. Siamo a San Sebastiano, ci abbiamo messo 2 giorni a trovare il parcheggio perché siamo completamente rincoglioniti. Abbiamo dormito poco, però siamo in pole position. Vamos a hacer el surf. Comunque una cosa molto bella di questa città è davvero il fatto che ci sia una spiaggia molto grande e subito attaccata al centro. Perché vabbè, anche a Barcellona c'è, però la città è molto più grande, devi farti tutta la Rambla. Ma proprio mi dà l'idea, poi capiremo se effettivamente è così, di essere proprio lì. Ed è bella. Adesso vabbè, oggi è così la giornata. Penso che questo però sia il mood vero, queste nuvole, questo velo di malinconia. Ho preso una frutta da passeggio. È bellissima l'acqua. Se qualche follower conosce questa lingua, scriva nei commenti la traduzione. Un limone. Para compartir. Siamo venuti al pranzo in un ristorante di pesce che si chiama La Rampa. L'ha scelto l'Anseto Bad Boy, che si sentiva ispirato oggi con convinzione, e vediamo se lo promuoviamo. Purtroppo il meteo è ancora inclemente verso di noi e ringraziamo sempre il Signore per il sole che ci dà. Ringraziamolo. Venite, adoriamo. Ci accontenteremo di mangiare come delle bestie lurie. Io non ho neanche fame, tra l'altro. Però boh. Per lavarsi le mani, tipo. Salviettine inquinano. Vado a prenderlo. Un calamaro. Io ho preso delle triglie. Ma che bello questo tonno. Siamo arrivati in spiaggia dopo il pranzo. Penso che moriremo qui. Uno vuole fare una bella giornata al mare con i suoi amici e piove. Diluvia. Io sono molto abbattuto. Abi ci credeva tanto in questa serata. Una giornata al mare col mojitino verso le 7. Sono le 4:40, mancano 2 ore e 20. Mancano 2 ore. Sei di Parma. Sì. Vabbè, sei di Parma, vabbè. E facciamo il bagno tra mezz'ora. Tocca a noi adesso, ben blu. Ah, alla caviglia. Andiamo al mare! Con la pioggia, col sereno. Guarda lì, guarda il sole! Di lì davvero, sai che non mentiva. Vabbè dai, ma non è per niente fredda. Perennis! Che fa le docce gelate! Da 2 anni! Viene, va, il sole viene, va. È tornato il sole.
Dos mojitos. Dos mojitos. Tre. Tre mojitos. Quattro. Quattro. Cinco. Easy. Questa è la mia cosa. Abbiamo preso posto in un bar vista Baia di San Sebastiano. Ero molto demoralizzato, ma abbiamo tenuto duro. Stiamo tornando a macchina. Io amo le ostriche, le ho viste, ci siamo fermati, le abbiamo prese street on the go. Cheers. Ambrius, il primo sunset lover dei Paesi Baschi. Euskadia Orchestra. Allora, siamo tornati a Pamplona, ci siamo un attimo riassettati, stiamo uscendo a cena all'alba delle 10:32. Ristorante, oggi il brief è stato autenticità. Effettivamente il posto in cui ci ha portato Ambro trasuda tipicità e atmosfera popolare. Per ora Ambro viene promosso. A quanto pare il vino rosso si beve con la Sprite, con la gazzosa. Va bene, proviamolo. Sono tre a testa. Buono. Para compartir. Dove farai girare il tuo video? Fai girare il mio video. È morbidissimo. È la guancetta del matrimonio di Lanceto? Forse. Buona. Buona. Per una volta devo dire complimenti ad Ambro, che ha saputo fare una cosa nel modo corretto, giusta. Ha scelto un ristorante, su consiglio altrui ovviamente. Ottimo, giusto, nel brief proprio. Comunque abbiamo mangiato veramente bene, tipico. E molto casalingo, molto grezzo, un sacco di antipasti uno dopo l'altro. Poi c'erano due secondi e bere vino con la gasosa, un sacco di cose. Bello, bravo, bravo Ambro. Allora, fuori da ogni edificio... fuori da ogni edificio pubblico, tipo dal mercato, dalle biblioteche, bla bla bla, o alla fermata dell'autobus, qua ad esempio fuori dalla chiesa ci sono questi disegni che sono per spiegare, cioè sono qui per spiegare agli autistici che cosa avviene all'interno del posto. Quindi ci sono, c'è il fuori dal barbiere, c'è il disegnino del tipo che taglia i capelli, che così l'autistico capisce. Ah. Molto bello. Ambro, hai capito? Ho fatto una raccolta di foto. Buongiorno Manarola, no, buongiorno Pamplona. Oggi è l'ultimo giorno, ci siamo svegliati all'alba delle 9, adesso sono le 10. E oggi faremo la visita di Pamplona con Lucia, sorella di Abi, che ci guiderà a scoperta. Vedrete, vedrete, nel prossimo episodio. Più brava di te, Abi.